Iniziamo un tutorial un po' particolare perché oggi vi mostro in anteprima quello che sarà Windows 7, cioè Windows 7, come potete leggere qui in basso, e che è il successore di Windows Vista che dovrebbe essere nei negozi per i primi mesi del 2010. Quindi è una vera e propria anteprima quella che oggi vi mostro. In pratica quella che stiamo guardando è una evaluation copy, come potete vedere qui sotto, ossia una copia di valutazione che Microsoft ha rilasciato, scaricabile gratuitamente e liberamente dal proprio sito. Ovviamente questa copia di valutazione poi non sarà più utilizzabile nel momento in cui Windows 7 sarà nei negozi, però ora ci consente di cominciare a vedere quali saranno le novità del sistema. Dovrebbe, pur essendo, ripeto, una copia di valutazione e quindi una copia ancora in fase di test, dovrebbe essere piuttosto vicina a quello che sarà poi il sistema che avremo nei negozi. Andiamo un attimo a cliccare con il destro su computer e facciamo proprietà, stesso comando che useremo in Windows Vista, per vedere che si tratta di Windows 7 Ultimate, cioè la versione più completa, quella più costosa quando si arriverà appunto a commercializzarla, e la stiamo provando su un processore tutto sommato non tanto potente, perché si tratta di un normale Celeron a 1,8 GHz, quindi un processore non molto veloce, tra l'altro un processore monocore e non uno di quelli moderni dual core o quad core, con 2 GB di RAM che tutto sommato vengono considerati una dotazione minima per Windows Vista. Ciononostante noterete come il sistema è piuttosto snello e veloce, anche se lo stiamo facendo girare su una macchina tutto sommato vecchiotta di almeno 2 anni fa. Chiudiamo qui la X e cominciamo a dare un'occhiata a quali sono le novità. Intanto io vi faccio notare come ho installato 3 software freeware e 3 software open source, che ovviamente sono in versione per Windows XP e per Windows Vista, perché ovviamente non si prevedeva ancora la possibilità di poter installare software su Windows 7. Ciononostante funzionano correttamente e perfettamente, il sistema non ha riscontrato nessun tipo di blocco ed è risultato piuttosto stabile. Adesso andiamo a vedere le novità. Avrete già notato che qui sotto è tutto molto diverso rispetto a quanto accadeva in Windows Vista. Infatti la più grande novità è proprio la cosiddetta taskbar, come si dice in inglese, o barra delle applicazioni, come noi la chiamiamo in italiano. La barra delle applicazioni di Windows 7 innanzitutto porta queste icone più grandi rispetto a quelle a cui siamo abituati in Windows Vista, e poi quando apriamo un programma, per esempio ora provo ad aprire l'Internet Explorer. Quando apriamo un programma, come vedete, non appaiono i soliti classici tasti con il nome del programma, ma rimane la stessa icona su cui ho cliccato per aprire, che è diventata più chiara appunto per indicarmi che il programma è aperto. La finestra poi chiaramente si può gestire come al solito, come succedeva già in Windows Vista, con la differenza che ci sono una serie di movimenti che posso fare con il mouse, che mi servono appunto per gestire più velocemente le finestre. Ad esempio, se prendo la finestra e la trascino verso l'alto, automaticamente se si allargherà a tutto schermo, come avete appena notato, così come se la riprendo e la trascino giù, ritorna com'era. Se voglio aprire un'ulteriore finestra di Internet Explorer, non devo venire a cliccare semplicemente qua, ma devo cliccare, trascinare verso l'alto, e si apre questa che si chiama Jump List, ed è un'altra novità, una specie di menu che posso aprire anche con il tasto destro, dalla quale posso richiamare ancora Internet Explorer per aprire una seconda istanza del programma. Notate qui questo sdoppiamento che appunto vi fa vedere che le finestre di quel programma sono due. Adesso io potrei quindi cambiare l'indirizzo del sito che sto vedendo su una delle due finestre, si caricherà la pagina corrispondente, e poi per vederle affiancate una accanto all'altra mi basta prenderle e trascinarle una a destra e l'altra a sinistra, perché Windows 7 provvede automaticamente a dividere il mio monitor in due parti e farmi vedere le due finestre in contemporanea. Poi posso sempre ritrascinarle via perché si stacchino da dove si sono ancorate, e sempre provare a trascinarne una in alto perché prenda tutto l'intero schermo. Questi movimenti di trascinamento sono molto utili perché si diffonderanno sempre di più i computer con schermi touchscreen, e quindi magari privi di mouse e privi di tastiera, e quindi in quel caso con il dito, con un pennino sul touchscreen, questi movimenti a trascinamento saranno utilissimi per essere più veloci. Ad esempio, io qui potrei aprire la jump list, quella che vi ho prima mostrato, anche usando il tasto destro, come ho appena fatto, ma è chiaro che se sto utilizzando un touchscreen, il tasto destro non ce l'ho, ed è per questo che l'utilizzo
utilizzo del tasto destro viene sostituito appunto da questo trascinamento verso l'alto. Ve lo faccio rivedere, io clicco e trascino in su e si apre la jump list. Questo clicca e trascina su equivale all'utilizzo del tasto destro. Avete già notato che quando mi soffermo sull'icona di un programma aperto vengono mostrate le anteprime di quelle finestre aperte con quel programma. Io poi posso spostarmi su di esse, che come vedete man mano che mi muovo prendono anche vita sullo schermo in grande, e posso chiuderle anche direttamente da qui piuttosto che andare ad usare la X solita della finestra. Questo mi permette di essere molto più rapido. Di solito sia in Windows Vista che in Windows XP, dopo aver per poter chiudere un programma bisognava prima cliccare il suo tasto per portarlo in primo piano e poi chiuderlo dalla sua X. Qui invece io posso venire qui senza cliccare, poi andare sulla finestra corrispondente e chiudere direttamente da qui il programma. Come avete visto, si chiude tutto molto più rapido, tutto molto più veloce. Proviamo ad aprire un altro programma, quindi questo lo riduco ad icona e apro Mozilla Firefox, che sapete essere un altro browser per navigare in internet alternativo all'Internet Explorer. È un browser open source, lo apro con un doppio clic direttamente dal desktop e quindi la sua icona appare qui sotto, prima non c'era, appare insieme alle altre presente sulla taskbar, la barra delle applicazioni. Ora questa icona sparirà nel momento in cui dovessi chiudere il Firefox, ma io potrei desiderare di avere Firefox già sempre presente qui, come ce l'ho anche con l'Internet Explorer, e quindi dopo averlo aperto, sempre con un doppio clic fatto sull'icona che ha sul desktop, mi basta andare qui, cliccare con il destro e scegliere Pin this program to taskbar, cioè inchioda, spilla, diciamo così, questo programma alla taskbar. Ovviamente potevo anche qui, invece di usare il tasto destro, cliccare e trascinare verso l'alto per ottenere sempre la jump list, lo stesso risultato di prima. Ora quindi clicco su pin this program e d'ora in poi, anche chiudendo il Firefox, la sua icona sarà sempre presente sulla taskbar e quindi sarà più facile aprirlo, perché posso aprirlo anche di qua. A questo punto questa icona sul desktop non mi serve più e posso anche, se voglio, cancellarla con delete, e ovviamente andrà a finire nel cestino, perché posso aprire Firefox direttamente di qui. Chiaramente non sono obbligato a tenerlo per forza in ultima posizione, cliccando e tenendo premuto posso facilmente riposizionarlo dove preferisco all'interno della taskbar. In questo caso lo metto vicino all'Internet Explorer, come giusto che sia, perché sono due programmi analoghi, entrambi dei browser web, cioè dei programmi per navigare in internet. Come vedete l'Internet Explorer risulta più chiaro, questo ci fa capire che abbiamo una finestra, un'istanza di quel programma aperta. Così come accade per esempio per quest'altro programma, che è quello che ora sto utilizzando per fare la registrazione, il fatto di vederlo più chiaro vuol dire che è aperto, anche se ridotto ad icona. Quindi se ora apro il Firefox di qui, anche la sua icona diventerà più chiara, illuminata, appunto per mostrarmi che sta funzionando, è un'istanza del programma stesso. Come vi ho fatto vedere prima, posso trascinare in giù la finestra semplicemente per ridurla, piuttosto che usare il classico quadratino a cui siamo abituati nei due sistemi precedenti. E se voglio aprire un'altra istanza del programma stesso, non è sufficiente cliccare, perché il fatto di cliccare non fa altro che ridurre ad icona o massimizzare il programma stesso, come vedete, ma per aprire un'altra finestra di Firefox devo andare nella sua jump list, quindi clicco, trascino all'insù e poi cliccare qui Mozilla Firefox ed ecco che si apre adesso un'altra finestra o due finestre di Firefox. In una delle due chiaramente ci conviene cambiare indirizzo, ecco, magari scegliamo questo sito qui nella lista. Benissimo, quindi un sito di automobili in questo caso. Qui l'icona di Firefox ora vedete non solo è chiara ma risulta doppiata, proprio per farvi capire che ci sono più istanze, più finestre di quel programma aperte. Se le avessi entrambe ridotte ad icona e magari ci fosse invece a tutto schermo la finestra, ecco qui, di un altro programma, quindi io vedo che è più chiaro, vedo che è sdoppiato, so quindi che ci sono delle finestre aperte ma non le vedo sullo schermo. Per poterle guardare mi basta soffermarmi un attimo senza cliccare, come vi avevo già fatto notare prima appaiono queste due anteprime. Poi se mi ci posiziono, il Windows 7 sempre velocissimo, vi ricordate, vi ho fatto notare che stiamo lavorando con un computer piuttosto vecchio, eppure nel gestire queste immagini grafiche è rapidissimo, rapidamente mi fa vedere una finestra piuttosto che l'altra solo spostandomi. Se torno nello schermo ritorno alla la schermata che avevo lasciato, cioè quella dell'Internet Explorer. Tutta una gestione grafica molto snella e molto veloce. Ora proviamo a vedere che cosa succede dal menu Start. Se vado a cliccare il menu Start, in realtà noto che non ci sono grossissime differenze rispetto
a come era organizzato anche in Windows Vista. Forse la differenza principale è questo pulsante shutdown, che ovviamente tradotto in italiano sarebbe arresta il sistema, che serve per spegnere. In Windows Vista invece per spegnere eravamo sempre costretti a venire su questo triangolino. A parte questo, non mi sembra che ci siano grandissime novità. Su All Programs, cioè tutti i programmi, trovo la lista dei programmi installati. Interessanti alcune novità presenti negli accessori. Una mi è piaciuta molto, per esempio, è la on screen keyboard, che è stata, diciamo, inserita e migliorata, perché praticamente vi permette, sempre per quei computer che magari hanno un touchscreen, vi permetterà di scrivere direttamente sul vostro schermo, eccola qua, piuttosto che usare una tastiera fisica. Quindi a questo punto non ho più bisogno né di tastiera né di mouse. Se ho un computer touchscreen, io posso lavorare completamente su di esso. Uso questa tastiera a schermo e poi con direttamente col dito, direttamente con un pennino sul touchscreen, posso dare tutti i comandi che mi servono e che normalmente davo con il mouse. Chiudiamo adesso questa tastiera, che tra l'altro si può ingrandire o ridurre a piacimento a seconda dei nostri gusti, come vedete, e quindi in pratica può occupare più o meno spazio sullo schermo a piacimento nostro. Torniamo a parlare delle novità di Windows 7. E quindi, sempre a proposito della gestione di più finestre aperte contemporaneamente, adesso noi riportiamo a schermo intero tutte le finestre che avevamo aperto, riduciamo un attimo qui la finestra dell'Internet Explorer. Come vedete, ora abbiamo tre finestre, due di Mozilla Firefox e una di Internet Explorer. Ne apro ancora un'altra, magari vado a prendere, ecco, il gioco, il classico gioco del solitario, in maniera tale che si apra il programma. Attendiamo un attimo. Ecco il programma che si è aperto, e quindi a questo punto supponiamo di avere tutte queste finestre una sull'altra, che a un certo punto rendono il desktop piuttosto coperto e piuttosto disordinato. Innanzitutto c'è questo bottoncino in basso a destra, sul quale io, semplicemente posizionandomi senza cliccare, faccio diventare trasparenti, come vedete, tutte le finestre, e questo mi consente di vedere le icone che ho sul desktop. Se per caso cerco un file, una cartella, qualcosa che ho sul desktop e non mi ricordo bene, voglio solo dare un'occhiata, ma senza andare sul desktop, senza ridurre le finestre ad icona, come vedete, basta semplicemente andare su questo tasto perché tutto diventi trasparente, uscirne perché poi tutto ritorni normale. Chiaro, se poi invece di andarci soltanto ci clicco proprio, tutte le finestre, come vedete, si riducono ad icona, e quindi ora posso lavorare sul desktop. Se lo riclicco ancora, tutte le finestre che avevo ridotto ritornano sulla schermata. Ora vediamo che cosa devo fare se voglio lasciare solo questa finestra sul desktop per ridurre velocemente tutte le altre icona. In Windows Vista avrei dovuto cliccare i vari trattini uno per volta di queste finestre per ridurre ad icona, invece qui c'è questa funzione che si chiama Hero Shake, shake come scuotimento. Io posso prendere la finestra che mi interessa, scuoterla velocemente, e tutte le altre, come vedete, vengono ridotte ad icona e rimane aperta soltanto questa. Questa è una cosa divertentissima, ma che ovviamente è utile soprattutto nel momento in cui si ha, come vi dicevo prima, uno schermo touchscreen, non si ha un mouse a disposizione, non si ha una tastiera, e quindi per ridurre ad icona le finestre si prende con il dito direttamente la finestra che serve, la si scuote e tutto il resto torna giù. Riproviamo con il solitario, lo prendo, lo scuoto. Scusatemi, devo aver fatto un click sbagliato. Riproviamo, prendo il solitario, lo scuoto velocemente e tutte le altre finestre si riducono ad icona e rimane soltanto lui aperto. Quindi questa cosa è un'altra novità di Windows 7, che invece in Windows Vista non c'era. Come vedete, le maggiori novità sono proprio nell'interfaccia utente, nell'esperienza che l'utente ha con il sistema operativo, nell'interagire con esso, facilitare il più possibile, rendere tutto più intuitivo. Chiudiamo il solitario e andiamo a vedere quali sono invece le novità presenti all'interno di risorse del computer. Anche qui nell'icona computer ci sono delle novità interessanti, lo possiamo aprire sia dal desktop sia da start computer, chiaramente è la stessa cosa. Come vedete, la parte che maggiormente è stata modificata è questa parte di sinistra, dove intanto abbiamo sempre presente l'albero gerarchico delle cartelle, dove io posso andare ad esplorare le varie cartelle all'interno del mio hard disk o dei miei dischi removibili, questo molto rapidamente, molto velocemente, mentre in Windows Vista c'era il tasto cartelle che bisognava usare per visualizzare
utilizzare questo albero. Qui invece è sempre presente, è sempre visibile, come è giusto che sia. In più c'è la libraries, che è in pratica, diciamo, da considerare una novità. Le libraries sono in pratica delle cartelle virtuali, dei posti virtuali nei quali io posso raggruppare cartelle che invece fisicamente si trovano altrove. Per esempio, in questo momento Documents chiaramente si riferisce alla mia cartella documenti, che in realtà non sta qui, ma sta in C2 punti user e poi my documents. Quindi quello che io vedevo nella libraries è in realtà in un percorso piuttosto interno. Io in libraries posso velocemente aprire documents e vedere i miei documenti, ma la cosa più interessante è che posso personalizzare le librerie e quindi aggiungere alla libreria dei documenti, della musica, delle immagini o dei video, che sono queste quattro, tranquillamente altre cartelle presenti ovunque nel sistema, anche eventualmente in dischi removibili, quindi per esempio nella pennetta e così via. Per esempio, facciamo una prova, vado in C2 punti, quindi nel mio disco locale, e creo una nuova cartella, new folder. Folder vuol dire cartella in inglese, la chiamo contabilità. Ovviamente avrete notato che questo sistema è attualmente solo in inglese, ma vi dicevo, è una versione di prova, mi sembra più che chiaro che quando sarà in commercio sarà in tutte le lingue. Apro la cartella contabilità, giusto per non lasciarla vuota, creo al suo interno un documento di testo qualsiasi. Tasto destro, new test document, e lo chiamo per esempio mese di gennaio e invio. Allora, ovviamente si tratta di un file vuoto. A questo punto io voglio aggiungere la cartella contabilità, che ho qui in C2 punti, nella mia libreria dei documenti. Cliccando con il destro su di essa, mi basta andare a fare includi nella libreria, lui mi visualizza tutte le librerie presenti, eventualmente mi dà anche la possibilità di crearne una nuova, ma in questo caso io la voglio aggiungere nella libreria documents, mi basta cliccarci sopra, e ora praticamente già qui si nota, comunque chiudiamo la finestra per rifare da capo, se apro computer e vado a cliccare alla libreria documents, questa volta non ho più elencati soltanto i file che erano presenti all'interno della cartella my document in C user user, ma anche i file presenti nella cartella contabilità in C2 punti, quella che ho appena creato, e quindi il mio file mese di gennaio sono presenti. Ripeto, la libreria documents che ora sto esplorando non è una vera cartella, è una cartella virtuale, è un posto virtuale nel quale ci sono in pratica soltanto dei collegamenti invece a dei posti reali, e il posto reale ti viene sempre indicato dal suo percorso, quindi non confondiamoci, mi raccomando. È chiaro che possiamo usarla come se fosse una cartella vera e propria, andandoci a salvare dentro dei file, a creare delle cartelle, ma se io vengo qui ora e creo una cartella sotto contabilità e la chiamo per esempio incassi, anche se l'ho creata usando la libreria, in realtà questa cartella è stata creata in questo posto fisico. Posso andare a verificare, local disk C2 punti, aprire contabilità, e come vedete incassi è stata creata nel posto reale, cioè in C2 punti contabilità, ma la vedo anche nel posto virtuale, cioè nella libreria. Bisognerà abituarsi a usare queste librerie, che in realtà sono comodissime e tutto sommato sono anche facilmente intuibili nel loro funzionamento, anche da utenti inesperti che magari non sanno nemmeno che cosa è una cartella. E quindi figuriamoci se fanno distinzione tra una cartella fisica ed una cartella virtuale, come invece queste qui. Detto questo, in pratica è rimasto poco ancora da vedere, vediamo come cambiano i gadget rispetto a Windows Vista. Chiudiamo questa finestra, non c'è più la sidebar, vi ricorderete che in Windows Vista c'è quella fascia nera qui sulla destra, la cosiddetta sidebar, cioè barra laterale, che serve appunto per aggiungere i gadget. Qui invece i gadget sono liberamente posizionabili nel desktop in qualsiasi punto, in realtà era possibile farlo anche in Windows Vista, ed è forse proprio per questo che hanno tolto la sidebar, perché tutto sommato non serviva molto. Quindi io clicco con il destro e vado semplicemente alla voce gadget, dove trovo tutti i gadget utilizzabili, che poi bene o male sono gli stessi presenti anche in Windows Vista. Per esempio, se voglio inserire l'orologio, mi basta trascinarlo fuori dalla finestra dei gadget e, come vedete, è svincolato, non devo per forza metterlo sulla barra laterale, sulla sidebar, ma lo posso mettere ovunque io voglia, e così posso velocemente inserire anche altri gadget. E come vedete la cosa va anche piuttosto veloce. Ripeto, sto usando un computer vecchiotto, con un sistema piuttosto nuovo, invece va abbastanza snello.
Considerate che qui ho ancora tutti questi programmi aperti e mentre faccio queste cose qua. A proposito, ho dimenticato di dire che risorse del computer si può aprire anche da questa finestra, da questa icona qui sotto, quindi ancora una possibilità in più per aprire risorse del computer. Tutto sommato, l'icona sul desktop ormai non ci serve più perché possiamo aprirlo da start, possiamo aprirlo di qui. Comunque, per i nostalgici c'è ancora la possibilità di averla. Vediamo un po' che cosa succede con i gadget, ma ripeto, questi sono, a parte il fatto di poterli posizionare liberamente, sono abbastanza simili a quelli già presenti in Windows Vista. Ne cambio qualcosa, per esempio qui voglio andare a vedere il meteo di Barletta e quindi scriverò qui dentro Barletta, clicco la lente e lui mi fa la ricerca, ha trovato Barletta Puglia Italia e quindi vado a dare ok per vedere il meteo di Barletta. Qui i gradi non me li sta dando nella maniera giusta. Ecco qui, cambiamo, do ok, ecco qui, adesso sì, quindi fa piuttosto caldo oggi a Barletta. Queste erano bene o male tutte le novità di Windows 7. Detto questo, mi fermo e aspettiamo ovviamente che arrivi nei negozi per vedere la versione definitiva, ma che sicuramente non sarà tanto diversa da quella che io oggi vi ho mostrato. Un'ultima cosa, qui vedete le icone tutte molto grandi perché io per questioni di visualizzazione nel filmato ho scelto di usare una risoluzione piuttosto bassa, quindi di ingrandire il tutto per farvi vedere tutto meglio, ma nella realtà poi le icone saranno più piccole, soprattutto su monitor molto grandi. Utilizzerete risoluzioni più alte, più elevate di quella che ho usato io. Arrivederci al prossimo tutorial su www.infocorsi.it. Spero di avervi fatto cosa gradita nel farvi vedere in anteprima di parecchi mesi quello che sarà il nuovo sistema operativo padrone del mercato. Arrivederci.